Ben ritrovati amici dell'Edicola del Sud, oggi siamo a Matera dove tiene banco ancora la questione relativa alla probabile chiusura del centro geriatrico. Noi precisamente oggi siamo nella sede FIALS a Matera in compagnia del segretario Gianni Scianarella, al quale chiediamo subito: Gianni, da dove nasce il problema e qual è la situazione attuale? Il problema nasce da una nota che il centro geriatrico ha mandato alle organizzazioni sindacali e alla regione Basilicata, con la quale annunciava la volontà di voler cessare le attività del centro geriatrico a partire dall'1 marzo 2023. Questo perché la regione Basilicata non ha ancora concesso l'accreditamento. A questo punto, quali potrebbero essere appunto le problematiche e i rischi a cui andiamo incontro? Le problematiche sono quelle di perdita dei posti di lavoro, 20 dipendenti sarebbero licenziati, andrebbero in licenziamento e i 20 pazienti, 20 ospiti attualmente presenti in struttura dovrebbero trovare una nuova collocazione. Proprio nelle scorse ore la Regione Basilicata ha informato che in data 8 marzo si riunirà la commissione per decidere il da farsi. Bene, allora noi ringraziamo innanzitutto Gianni Scianarella, segretario FIALS, per la disponibilità e chiaramente nelle pagine del nostro quotidiano continueremo ad occuparci della vicenda. Per ora è tutto, grazie, a presto.